È in crescita costante il numero delle donne vittime di violenza e soprusi e molto spesso il carnefice è proprio il marito o il compagno. È questo il caso della donna che è rimasta prigioniera per diversi giorni all'interno di una baracca nei pressi di via Staggi, sulla strada che va verso Portofuori. A legarla all'interno dell'abitazione è stato proprio il compagno, arrestato lo scorso 17 ottobre dalle forze dell'ordine. La donna è stata ritrovata lo stesso giorno con ferite al corpo e segni di percosse ed è stata portata immediatamente in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era tenuta prigioniera dal 14 ottobre. Linea Rosa denuncia l'accaduto, sottolineando il fatto che episodi analoghi sono in costante aumento anche a Ravenna. L'appello di Linea Rosa è quello di chiedere sempre aiuto e di non accettare violenze e soprusi. Questo è un ennesimo episodio, ma dall'inizio dell'anno, già in questo 2020, sono oltre 300 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza. Siamo già a 304 e questo è stato un altro degli episodi molto gravi accaduti, ma purtroppo le situazioni che le donne denunciano al centro antiviolenza sono di violenze, di soprusi, di anni, di vessazioni, di violenze nei confronti, agite nei confronti delle donne, agite nei confronti dei figli, quindi questa è l'ennesima conferma di quello che il centro antiviolenza rileva ormai da 30 anni, perché stiamo per entrare nel 30° anno di attività dell'associazione. Per quanto riguarda anche un po' la situazione Covid, durante il lockdown Linea Rosa aveva lanciato l'allarme che le segnalazioni erano diminuite di donne che si rivolgevano appunto all'associazione per chiedere aiuto. Adesso diciamo che la situazione si è un po' ripristinata, ci sono più richieste? Durante il lockdown sì, abbiamo registrato un calo di richieste di aiuto, anche se non si sono mai interrotte completamente, quindi noi abbiamo sempre mantenuto aperti tutti e tre i centri di prima accoglienza di Ravenna, Cervia e Rossi ed abbiamo ricevuto richieste di aiuto da parte di donne, chiaramente con una intensità minore da quella ad esempio che abbiamo riscontrato dopo la riapertura, però il contatto non si è mai cessato completamente, quindi le donne hanno tentato comunque di mettersi in contatto con noi o telefonicamente o tramite mail, quindi anche la campagna che abbiamo promosso, hashtag io posto, hashtag tu puoi, non sei sola, ha avuto un riscontro positivo, nel senso che le donne hanno avuto la possibilità di mettersi in contatto col centro antiviolenza. È vero che ultimamente le situazioni si sono incentivate, le richieste di aiuto, quindi le donne in questi ultimi mesi si sono rivolte in un numero superiore al centro antiviolenza, ma non superiore ad esempio a quello dello scorso anno. Quindi il trend è costante. C'è stato quel calo durante il periodo di lockdown, ma che poi si è subito, diciamo così, messo in linea una volta riaperta la circolazione delle persone.